Lo scorso mese è venuto il presidente della provincia a scuola, noi siamo del liceo linguistico Ninni Cassarà, è venuto, siccome noi abbiamo diversi problemi strutturali, i termosifoni sono inattivi e vari problemi, nemmeno la tecnologia, niente. Siamo venuti una prima volta qui a fare un sit-in e abbiamo ottenuto un incontro con il presidente della provincia, che è venuto nella nostra sede. È venuto, ha visto la situazione insostenibile e ha promesso dei miglioramenti entro fine febbraio. Adesso ci troviamo ai primi di marzo e ancora nessun miglioramento è stato fatto di nessun tipo e noi naturalmente ci sentiamo adesso presi in giro dal presidente della provincia, che è venuto lì scrivendo anche un articolo, si è portato anche alla stampa venendo lì a scuola, scrivendo un articolo, facendosi pubblicità eccetera eccetera, e adesso non ha fatto assolutamente niente. Noi adesso naturalmente ci sentiamo presi in giro e quindi scendiamo in piazza arrabbiati, perché naturalmente noi non ci stiamo. Abbiamo una scuola, manca la semplice carta, manca il gesso, non possiamo fare i compiti in classe perché non abbiamo nemmeno la carta per le fotocopie. Dico, questo secondo noi non è una cosa sostenibile, questo in sostanza. Noi siamo qua perché abbiamo bisogno di avere delle idee più chiare e delle risposte comunque, perché lui ha promesso tante cose, ma attualmente la situazione è rimasta quella che era precedentemente. Quindi questa c'è sembrato un po' una presa in giro nei confronti di 700 persone che comunque vengono in questa scuola ogni giorno, 5-6 ore al giorno e diciamo siamo un po' a disagio, ci troviamo a disagio all'interno di questa struttura e quindi riteniamo che sia giusto che lui, da persona adulta, da presidente della provincia, quindi rappresenta un'istituzione, venga qui a darci risposte. Noi chiediamo ormai non più delle parole, perché ormai naturalmente le sue parole non valgono niente, ma bensì noi chiediamo dei miglioramenti sbrigativi, che siano veramente nei prossimi giorni, perché noi naturalmente non possiamo più continuare in questo modo. Abbiamo passato un inverno al freddo, siamo stati l'anno scorso soprattutto abbiamo passato un inverno assurdo, i ragazzi si portavano le coperte da casa, le borse d'acqua calda. Dico, una cosa veramente insostenibile. Adesso noi ci sentiamo stanchi e amareggiati a questa cosa e non ci stiamo, e siamo qui a manifestare questa nostra contrarietà.